Io per questa donna non esisto più. Mi tratta come se fossi un servitore. La mattina quando esco per andare al negozio non se ne accorge nemmeno, quando torno la sera la saluto. Sì e no, mi fa così con la testa voltata dall'altra parte. Da 4 mesi si è cambiata nei miei confronti. Se la interrogo non rispondo, ogni cosa che faccio è mal fatto. Pure se mi muovo! Pure se mi muovo io do fastidio. Insomma, sono un insieme di cose che mi fanno capire chiaramente di quanto e come io e lei ormai navighiamo in una palude torbida e infetta. Addirittura. Ma non esagerare adesso. Aspetta, perché... Memè, Peppino non ha ancora finito di dire tutto quello che doveva dire, eh? Ah, è così, eh. Senti pure tu il rospo in corpo, te lo senti pure tu. Ognuno tiene il suo rospo, ecco, sì, ma se il tuo ti dà fastidio e te mette nella condizione di fare il pulcinello, peggio di tuo fratello, come ha fatto prima, allora fallo uscire fuori. Il mio me lo tengo io e sta bene dov'è. Ecco. Come ti stimo, Memè. Come ti stimo. E come avevi ragione poco fa. Come è stata pulita e limpida la tua vita. E invece, guardate mia moglie, eh? Tutta profumata di coloni, ingioiellata, pure l'anello di fidanzamento ti sei messa. Pure il bracciale che le ho regalato per la nascita di Roberta. E lo scialle, che è turchese che le ha regalato l'ingegnere di Agnello. Io qua, uno pulcinello come mio fratello. Continuo ammirazione di questa testa schifosa! Ecco.